Bene a tutti ragazzi, siamo sul nuovo Fantacalcio. Quest'anno sono stato io Lapin e questa è la mia lega che potete trovare su Fantalega Taras, Fanta League, come cacchio si chiama questa applicazione? Vabbè, Lega Fantacalcio, l'ho chiamata Fanta League Taras, la lega che ho creato per l'appunto con 8 persone, compreso me, quindi 7 più io. Tarassa è la divisione e si parte dalla seconda giornata fino alla fine, quindi campionato di Serie A. Ho perso la prima, ovviamente. Poi faccio vedere un po' di caratteristiche del campionato e cose di questo tipo qui. Abbiamo appena finito la seconda sessione di calciomercato estiva, perché abbiamo fatto la prima, poi sono stati un botto di infortunati e abbiamo deciso di fare una di recupero e abbiamo appena messo la formazione. Vi faccio vedere la mia formazione tipo: Magnan, Hernandez, Bonucci, Dumfries, Milinkovic, Kvaratskhelia, fenomeno, Kvaraft, fenomeno, Barella, Pellegrini, Vlahovic, Immobile, Lukaku. Poi abbiamo primi sostituti: Tataruciano, Kalulu, Masina, Raramani, Pasalic, Sotil, Chasey, Kwame. Allora, non è sicuramente perfetta come formazione, farò qualche cosina a gennaio, ma per adesso voglio vedere un pochettino come va. Ho creato questa nuova maglietta per quest'anno e andiamo a vedere un pochettino quelle che sono le statistiche per quanto riguarda il profilo Lega. No, non è vero. Regolamento opzioni. Faccio vedere più o meno come è impostato. Siamo partiti con 480 milioni e noi giochiamo con i giocatori uguali, quindi non c'è l'asta, ma la vincita si ottiene per l'appunto per poche piccole differenze, e che la rende forse un po' più soddisfacente. E possiamo mettere quanti giocatori vogliamo in panchina, seguendo sempre però le posizioni. Sono quattro cambi. Qua ho fatto qualche modifica per quanto riguarda il bonus malus. Abbiamo per appunto un contributo al gol a 0.5 e poi ho limato di assist, dando qualcosina di più assist gol. Gol decisivo in vittoria vale 4, portiere imbattuto 1. E poi il resto l'ho lasciato più o meno simile. Credo di aver messo anche, non mi ricordo bene, ma forse anche l'effetto casa, quindi se giochi in casa hai un punto in più. Lo volevo togliere, ma non ci riesco. Ora andiamo a vedere. Beh, la competizione, come ho detto, è questa qui. Divisioni non ne abbiamo. Il mercato si è da poco chiuso, queste sono le due sessioni che abbiamo avuto. Statistiche calciatori non ha senso. Vabbè, queste qua sono le mie ruse e rivali, sono prevalentemente miei amici, quindi siamo un po' di più rispetto all'anno scorso. Gestione formazione, no. Culo Access Team con Pioli Fire come allenatore. Allora, ho preso praticamente i primi tre portieri del Milan, quindi lì siamo a posto perché Magnan è il titolare, nonché il miglior portiere dell'anno scorso, e poi sono le sue riserve che lo sostituiranno senza problemi. Giocando con una difesa a 3, non ci sono modificatori o cose del genere, quindi ho deciso di puntare su tre difensori forti e gli altri delle buone riserve. Ho preso anche molti terzini, perché terzino ovviamente dà più punteggio. Ovviamente Theo Hernandez, miglior terzino sinistro della Serie A, e la sorpresa Dumfries, che ho preferito a Gosens. Bonucci al centro perché ha segnato 10 gol, come fai a metterlo al centro? Avevo intenzione di comprare Bremer, ma ce l'avevo l'anno scorso e non mi dava. Sì, aveva dei buoni 7, ma alla fine non dava mai il contributo al gol. Poi sorpresa Florenzi, che può giocare pure più avanti. Nel Milan gioca sia terzino che esterno di centrocampo, quindi potrebbe essere utile. Gabbia 1, perché me ne serviva uno. Kalulu, che è buono perché può giocare centrale e può giocare anche terzino, quindi l'ho preso a 14, l'avevo già comprato l'anno scorso. Raramani del Napoli, che mi sto mangiando le mani perché potevo prendermi Kim, ma anche Raramani è affidabile. E Masina terzino, che l'ho visto giocare nella prima partita contro il Milan e spingeva bruttissimo, e quindi l'ho preso a 7 per avere una riserva come terzino. Ho speso la maggior parte dei soldi a centrocampo. Allora, Milinkovic-Savic, miglior centrocampista dell'anno scorso, ho fatto un botto di gol, quindi l'ho riconfermato. Lorenzo Pellegrini, l'anno scorso buonissima stagione per lui.
fermato un po' dal Covid, e fu, infatti lo cedetti mi sembra a metà stagione, ma quest'anno fermato al 100%. Pašalić, scherza scherza, aveva segnato 16 gol l'anno scorso. Barella, uno dei migliori assistman. Cavara, grande acquisto del Napoli, preso a 19, che vale già di più adesso sicuramente. Sta facendo praticamente fuoco e fiamme. Cioè, è pazzo chi non l'ha preso al fantacalcio. Sottil, un'eterna promessa, ma a 9 può essere una rivelazione. Bondo a 1 perché aveva un credito, e Samardžić, che l'anno scorso aveva una buona media avuto. Poi, attaccante, ne ho presi 3 pesanti. Immobile, Vlahovic, Lukaku. Non ho preso Lautaro Martinez e mi sto mangiando le mani, ma dovevo fare una scelta, ovviamente. Ho pensato a un Lukaku più centrale, a un Lautaro più esterno, quindi più gol per Lukaku. Di Carmine a uno, e poi ho preso due buoni giocatori in attacco. In realtà avevo preso Mota, ma l'ho sostituito perché è infortunato. Quindi Cisei, o Cisei, che in molti aiuti al fantacalcio era dato per appunto come un buon acquisto perché gioca titolare nel Lecce punta. Ci può stare 10-11 gol, forse li farà. E poi Kwame, io me lo ricordo, non sapevo chi cazzo prendere, però ho appena visto che c'era Kwame alla Fiorentina, ho pensato, cazzo, questo al Genova c'ha gli sfracelli, magari alla Fiorentina si ripeterà. E niente, quindi questa è la formazione. Ammetto che forse qualche puntello in difesa avrei dovuto metterlo, o qualche esterno più pesante a centrocampo dovevo comprarlo. Però mi reputo comunque soddisfatto, e forse sì, mi serviva una quarta punta di peso, che ne so, da 20 crediti, un Berardi per gli assist, però non potevo prendere tutti. E niente, questa è quindi la mia liga, e spero vada bene questo fantacalcio, anche se abbiamo già perso la prima, ovviamente. Bella lì.